Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Presentata in Consiglio regionale Giornata Europa, con un'ampia conferenza stampa che ha rappresentato un momento di riflessione sul tema dell'Unione Europea. Riflessione che arriva in un momento per il vecchio continente molto particolare con la guerra in Ucraina e dopo la pandemia. Il pensiero e la volontà dei consiglieri è rivolto anche ai giovani, a cui è dedicata questa edizione 2022. Una festa dell'Europa che vuol dire ai giovani che c'è bisogno di più Europa, che l'Europa è la nostra comunità di destino e che, come la pandemia e purtroppo questa terribile guerra ci stanno insegnando, abbiamo bisogno di un ruolo più incisivo dell'Europa. Sarà una festa rivolta soprattutto ai più giovani, perché loro sono il futuro della nostra Europa. Lo faremo con tante iniziative. Permettetemi di ringraziare il Presidente Gazzetti, tutta la Commissione Europa per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti in questi anni. Avere Joseph Borrell con noi dà il senso del valore che vogliamo dare a questa iniziativa e a questo evento. Sapere che potrà confrontarsi con i ragazzi e le ragazze più giovani che gli porranno domande sul tempo difficile che stiamo vivendo dà il senso dell'impegno che noi vogliamo porre a questa iniziativa. Consentitemi poi di ringraziare le tante amministrazioni locali che illumineranno di azzurro i loro monumenti principali per mandare a tutta la cittadinanza il senso di questa iniziativa. Il 9 di maggio è la nostra festa, il 9 di maggio è la festa dell'Europa e l'Europa è casa nostra. Ecco. Ho iniziato a definire il programma di quest'anno della Festa dell'Europa dopo pochi giorni che era scoppiata la guerra. I timori c'erano, ci siamo qualche perplessità. La speranza era che a maggio sarà tutto finito, invece assolutamente no. Però in questi due mesi ci siamo resi conto quanto è importante l'Europa per noi cittadini europei, i suoi valori. Ci sentiamo e l'importanza di essere uniti. Quindi più che mai dobbiamo celebrare l'Europa perché è la nostra forza ed il nostro futuro. E quindi diffondere, ricordare ai cittadini europei, ai nostri giovani, quelli che sono i valori dell'Europa, che sono la nostra forza. Giornata dell'Europa è importante, è un anno delicato, l'Europa deve assumere un ruolo politico più importante, più incisivo nel contesto internazionale. A mio avviso una giornata che acquisisce quindi un ruolo, un significato importante. Da parte della Toscana, a mio avviso, un significato, un sostegno perché l'Europa promuova in termini di politica estera una posizione autonoma rispetto alla pace. Non possiamo schierarsi esclusivamente rispetto a posizionamenti di carattere economico e dobbiamo anche assumere posizioni forti rispetto alla mediazione, quindi una politica estera che aumenti rispetto a un ruolo e una leadership e una collegialità che possa giocare un ruolo determinante nel contesto internazionale. Quindi mi auguro che della Toscana possa partire un messaggio di pace, un messaggio alla diplomazia internazionale perché si promuova questa iniziativa e quest'anno ovviamente questa non può che essere contestualizzata in questo scenario, quindi speriamo che questa sia una giornata sulla quale le istituzioni europee possano partire e tornare in Europa con un messaggio forte alla mediazione, alla pace, perché sicuramente il conflitto bellico non può mai essere una soluzione, le armi non possono mai essere una soluzione perché la violenza porta e conduce soltanto violenza. E quindi si può solamente trovare la pace mediante la diplomazia e mediante un cessate il fuoco. L'Europa è debole e ce ne rendiamo conto purtroppo nel momento in cui dovrebbe essere forte. Evidentemente in quel momento ci accorgiamo della debolezza dell'Europa che ha avuto prima nella vicenda legata alla pandemia, poi nella vicenda appunto drammatica di queste settimane, di questi mesi, dove invece sia nell'un caso che nell'altro un soggetto forte che potesse essere presente da protagonista nello scenario geopolitico che si sta delineando, definendo, che si sta drammaticamente svolgendo in questi mesi, appunto era imprescindibile. Proprio perché
e questo conflitto avviene nel cuore dell'Europa, indipendentemente che si tratti di continente o di Unione Europea. Quindi un'Europa più forte è necessaria per tutti, è necessaria per l'Italia, è necessaria per tutto il nostro continente. Secondo me quello che sta accadendo dimostra la necessità di avere, ecco, un'Europa forte, un'Europa unita, un'Europa dei popoli, ma questo è da tanto tempo, ecco, che vi è questa esigenza reale in Europa. Abbiamo necessità di un'Europa che coniughi, ecco, la crescita economica ma anche con il sostegno ai più bisognosi, ci sia, ecco, una crescita armonica, vi sia più coesione tra i popoli dell'Europa. Lo dimostra, ecco, lo dimostrano le ultime vicende, dalla pandemia alla guerra tra l'Ucraina e la Russia. Abbiamo bisogno di un'Europa che sappia alzare la testa e che sappia, ecco, continuare a cercare quella collaborazione politica, quella unione sempre più stretta che auspicava Robert Schuman quando tanti anni fa, ecco, ha dato con il suo discorso, ecco, questo senso alla festa che oggi celebriamo. Ma anche noi italiani andiamo a rivedere pagine, ecco, come il manifesto di Ventotene, ecco, abbiamo, ecco, da poter trasmettere questo messaggio di Europa dei popoli e lo dobbiamo fare perché ne è davvero bisogno. Insieme a tutti i componenti della Commissione Europa abbiamo ritenuto che questo fosse il momento nel quale mettere in evidenza le questioni che stanno più a cuore probabilmente anche alla riflessione europea e quindi cercare di trovare i punti che possono unire rispetto ai punti che possono operare delle divisioni. Il dialogo con le nuove generazioni, soprattutto la costruzione anche di momenti di confronto, era una richiesta specifica, la presenza di Borrell che dialogherà con le ragazze e i ragazzi toscani è proprio un segno della volontà di costruire un'Europa che sia un'Europa più forte, che però sia un'Europa radicata proprio nei territori e nella cittadinanza. Ci saranno tanti momenti che ricorderanno proprio questo obiettivo ed è importante sottolineare come il Consiglio regionale e la Commissione delle politiche europee cerca di perseguire questo tipo di obiettivo per anche in questi momenti così difficili continuare a costruire e a pensare all'Europa, perché anche in questo momento, credo soprattutto in questo momento, ci si renda conto di quanto bisogno ci sia di un'Europa che abbia una voce e soprattutto abbia anche un ruolo significativo. E dunque noi con queste giornate vogliamo portare un contributo ed è bello, permettetemi, che sia un contributo che è largamente condiviso e soprattutto sia un obiettivo che unisce e non divide. Io credo che sia fondamentale soprattutto la diffusione nei più giovani di quello che è l'Europa, che è stata l'Europa prima della pandemia, di quella che è stata l'Europa dopo la pandemia. Adesso purtroppo c'è questa guerra in Ucraina che certamente sta creando delle problematiche, però credo che dobbiamo dare una corretta informazione ai nostri ragazzi, tant'è che all'interno del nostro documento che dopo andremo a presentare c'è proprio l'informazione ai ragazzi, la domanda ai ragazzi di cosa è l'Europa secondo loro, perché io ho la sensazione che ancora non ci sia un concetto ben preciso e credo che le opinioni debbano essere date per competenze. Cioè ognuno di noi ha il dovere di esprimere la propria opinione ma nelle proprie competenze e i ragazzi e i giovani che dovranno poi dopo farsi la loro opinione dell'Europa dopo aver ascoltato le competenze di tutti gli altri. Questa secondo me è l'esatta informazione che dobbiamo dare ai giovani. Gonfalone d'argento a Samuele Cannas.
Il Consiglio regionale premia con la massima onorificenza istituzionale il giovane talento plurilaureato alla Scuola Superiore Sant'Anna e all'Università degli Studi di Pisa, che si sta trasferendo in questi giorni per un'esperienza di studio e di approfondimento negli Stati Uniti. Il giovane talento, che ha conseguito in pochi anni ben 6 lauree, è impegnato nello studio delle malattie tumorali e sta provando a dare delle risposte con percorsi multidisciplinari che spaziano dalla medicina all'ingegneria. Allora, io ho avuto la grandissima fortuna di entrare all'Università di Pisa, alla Scuola Sant'Anna di Pisa, che ringrazio sempre perché mi hanno fatto trovare un ambiente straordinario nel quale formarmi. E diciamo, il mio obiettivo di carriera è sempre stato l'approccio alle patologie tumorali dell'addome, quindi nello specifico pancreas, fegato e vie biliari. E dopo il mio primo anno di medicina mi resi conto che non avevo le competenze per poter rispondere bene, efficacemente, in profondità a quelle problematiche, e quindi quasi per gioco decisi di, molto bene, cosa non so fare? Non so programmare, bene, non capisco la parte molecolare di queste patologie, cosa faccio? Bene, provo a dare gli esami che danno gli ingegneri, i biotecnologi molecolari, per comprendere appieno queste conoscenze e usarle a mio favore per trattare quell'ambito che mi interessava. E quindi, come in un circolo virtuoso, dico io, un esame tira l'altro e sono arrivato alla fine dei 6 anni con tutti gli esami dati e pronto appunto a conseguire i titoli di laurea. Ma diciamo, non sono partito all'inizio con devo prendere 6 lauree, no, è stato un percorso in divenire. Cioè, mi sono chiesto cosa mi serve per poter comprendere queste problematiche, e la risposta è stata bene, questo tipo di percorso multidisciplinare. Ecco. Io sono contentissimo che è caduto l'obbligo che vietava di iscriversi contemporaneamente a 2 corsi di laurea, quindi ben venga che i ragazzi possano cucire su misura i percorsi che ritengono più opportuni per il proprio futuro. Cioè, ribadisco, gli unici limiti sono quelli che noi stessi poniamo davanti a noi, per cui se non ritiene che percorsi di laurea multidisciplinari, paralleli, possano essere utili per poter acquisire questo bagaglio di competenze indispensabili per poter rispondere alle domande scientifiche del presente e del futuro, ben venga. Cioè, ognuno deve avere un approccio proattivo. Non è importante il numero di lauree o quante se ne prendano, è importante il bagaglio di competenze e di cultura che uno acquisisce e che poi usa per poter rispondere a queste domande così complesse ma allo stesso tempo così affascinanti. La scienza per sua natura è cosmopolita, per cui andare all'estero è un valore aggiunto, cioè uno deve riuscire a vedere il problema sotto diverse prospettive, e questo si può fare se si va all'estero. La cosa importante è non tagliare completamente i rapporti col proprio paese, cioè una volta completato il percorso formativo ritornare indietro. E diciamo, questa è la mia intenzione, assolutamente. La storia di Samuele Cannas è una storia straordinaria, la storia di un ragazzo che oggi, partendo dalla sua casa, arriva ad essere uno dei protagonisti del mondo che cambia, di come si può migliorare la vita delle persone, andare a curare quelli che sembrano mali ad oggi incurabili. Noi ci affidiamo, ci mettiamo nelle sue mani. Con me oggi Samuele ha preso un impegno. Io questo impegno ce l'ho scritto sul libricino con cui raccolgo tutte le dediche alla fine degli incontri privati, e l'impegno è quello di tornare nel nostro paese, di tornare in Toscana, perché dopo una grande esperienza come quella che farà è importante sempre più che si porti quell'esperienza nei nostri territori. La Toscana è sempre stata terra di cultura, di bellezza, ma è stata anche terra di ingegneri, terra di innovatori, terra di grandi luminari della medicina. Noi abbiamo bisogno di fare in modo che la Toscana lo sia anche in futuro. Il nostro obiettivo è fare in modo che chi viene nella nostra terra si forma e poi ha la capacità di andare all'estero a prendere dell'altro, lo riporti sul nostro territorio. Conferire il gonfalone d'argento oggi qui, voluto a tutto l'ufficio di presidenza insieme al vicepresidente Scaramelli, al vicepresidente Casucci, e anche mandare un messaggio di speranza, un messaggio di positività alle ragazze e ai ragazzi, che è quello di provare ad andare sempre un po' oltre i propri limiti. In questo caso i limiti sono veramente alti, ma il senso è quello: ci si può fare anche nelle sfide più difficili, anche quando si casca ci si può e ci si deve rialzare, e anche chi fatica di più nell'università
può avere come esempio l'esempio di Samuele, che è un esempio positivo a cui dobbiamo tendere anche noi nel nostro impegno in politica. Allora a Samuele chiedo un ultimo impegno. Noi stiamo lavorando per costruire, e lanceremo nei prossimi giorni il Comitato Scientifico di Toscana 2050. Chiedo a Samuele di darci una mano dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, dagli Stati Uniti, come cambia le tecniche di cura epatiche in questo caso, come cambia la sua, come legge quel mondo e come saremo nel 2050 per quelle tecniche. Io mi auguro che nel 2050 quella tipologia di tumore, che oggi è un tumore quasi sempre letale, possa aver trovato delle cure, che permetteranno a tante donne e tanti uomini di salvare la propria vita. Regione Toscana, il Consiglio regionale.